Il campo di Auschwitz venne aperto nel maggio del 1940 nei sobborghi di Oswiecim, un villaggio polacco vicino a Cracovia. Fin dai primi giorni il comandante fu Rudolf Hoss, che in passato era stato ufficiale a Dachau. Destinato originariamente ad accogliere 10.000 prigionieri di guerra russi, divenne presto un campo di concentramento tra i più duri, dove i detenuti venivano avviati al lavoro coatto. E soprattutto rumore. È il 4 aprile 1944. Il treno si ferma fuori dal campo, dove ci avrebbero portate, che poi scopriremo essere Birkenau, la grande fabbrica della morte nel sistema concentrazionario di Auschwitz. Un impianto dove si uccidono centinaia di migliaia di uomini e donne. Le persone si chiamano, si cercano. Non tutte le famiglie hanno potuto viaggiare nello stesso vagone e appena scese dal treno cominciano a urlare i nomi dei propri cari e poi ci sono le grida di paura perché i cani abbaiano e ringhiano, perché gli ordini sono dati in tedesco e quasi nessuno li capisce. C'è una gran confusione, una scena caotica e insieme spettrale. E questo è il secondo tornante delle nostre vite. Se il primo, come abbiamo detto, è legato alla nostra meta finale, Birkenau, adesso il nostro destino è nelle mani di un ufficiale nazista che con un cenno separa le persone che saranno internate da quelle, la maggior parte, che vengono inviate subito alle camere a gas. Si misero in fila con tutti gli altri, camminando nella neve in direzione di un muro in cui si apriva una grande porta con un cancello di metallo sovrastato da torrette. Tati lo guardò fisso e le parve che sotto i suoi occhi quelle pietre e quel metallo si trasformassero nella pelle e nei denti di un mostro. Cos'era quel posto? L'ingresso dell'inferno, forse? Ne aveva sentito parlare a scuola, ma non aveva mai creduto che esistesse davvero. E poi non ci andavano i cattivi. Che cosa avevano fatto loro per finire lì? Mille domande si rincorrevano nella sua mente, domande senza risposta, perché era da escludere l'idea di rivolgerle a quegli uomini in divisa, gli unici a sapere dove si trovavano e perché. La neve, calpestata da centinaia di piedi, si trasformava in fango grigiastro. Non somigliava più a quella bianca e soffice che le era sempre piaciuta tanto a fiume. Qui non aveva più nulla di piacevole. Mentre guardava a terra, a un certo punto lo sguardo di Andra cadde su un oggetto colorato. Si avvicinò per osservarlo meglio. Era un orsacchiotto, un pupazzo arrivato fin laggiù, in quel posto grigio e spaventoso, per tenere compagnia a un bambino. Lo raccolse e pensò che lo avrebbe portato con sé per dormirci insieme, come faceva con Carolina. Lo strinse forte al petto e si sentì subito meglio, come se un improvviso calore si diffondesse dal cuore in tutto il corpo. Sì, è così. Nella natura ci sono leggi molto compassionevoli, purché si mantenga vivo il senso di questo ritmo. L'ho constato ogni volta in me stessa. Quando si è toccato il limite della disperazione e si crede di non poter più andare avanti, ecco che la bilancia tracolla dall'altra parte. E si può ridere e prendere la vita come viene. Dopo un lungo periodo di forte depressione, ci si può d'un tratto sollevare tanto in alto su questa miseria terrena da sentirsi più liberi e leggeri che mai. Sto di nuovo molto bene, ma per qualche giorno è stata una vera disperazione. L'equilibrio si ristabilisce ogni volta. Cari miei, che strano mondo. Qui è un vero manicomio di cui ci toccherà vergognarci per 3 secoli.
Bisogna risalire la corrente, dare battaglia ogni giorno e ogni ora alla fatica, alla fame, al freddo e all'inerzia che ne deriva. Resistere ai nemici e non avere pietà per i rivali. Aguzzare l'ingegno, indurare la pazienza, tendere la volontà. O anche strozzare ogni dignità e spegnere ogni lume di coscienza. Scendere in campo da brutti contro gli altri brutti. Lasciarsi guidare dalle inaspettate forze sotterranee che sorreggono le stirpi e gli individui nei tempi crudeli. Sono stata una bambina espulsa dalla scuola. Sono stata una clandestina con i documenti falsi. Sono stata una richiedente asilo, poi respinta dalla Svizzera. Poi sono stata carcerata. Ho conosciuto la deportazione e nella deportazione sono stata operaia schiava. Poi ho conosciuto di nuovo la libertà. Sono una testimone che incontra la gioventù, che è la speranza del nostro futuro. Da quando mamma è entrata nell'infermeria non l'ho più vista. Non so nemmeno se è guarita o se è stata mandata in un altro campo, lontano da me. Quanto a papà, sono giorni che non ci incontriamo. Credo proprio di essere rimasta sola. Mi è proprio impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria e della confusione. Vedo che il mondo, lentamente, si trasforma in un deserto. Sento sempre più forte il rombo che si avvicina, che ucciderà anche noi. Sono partecipe del dolore di milioni di persone, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto tornerà a volgersi al bene, che anche questa durezza spietata finirà e che nel mondo torneranno tranquillità e pace. Nel frattempo, devo conservare alti i miei ideali, che forse nei tempi a venire si potranno ancora realizzare. Tanti sopravvissuti, come me, hanno fatto ritorno in quei campi di dolore, in quei cimiteri del silenzio, per ricordare agli altri che quel dolore è vivo, vero, vissuto e che i segni sono impressi nella nostra carne. Noi sopravvissuti abbiamo dovuto ricordare per la memoria degli uomini cose, luoghi e momenti che avremmo preferito dimenticare. Ma soprattutto abbiamo voluto testimoniare a noi stessi il miracolo della vita, nata dalle macerie della morte. Il totale dei deportati ad Auschwitz viene oggi stimato nella cifra di 1.613.455 uomini e donne, in prevalenza ebrei, mentre il totale dei morti è di 1.471.595 tra uomini, donne e bambini, dei quali almeno 1 milione furono ebrei. Questi dati da capogiro sono per difetto e tuttavia rendono un'idea della dimensione dello sterminio perpetrato ad Auschwitz dai nazisti. Quando il 27 gennaio l'Armata Rossa entrò nel campo, nei vari settori e sottocampi, c'erano ancora 9.000 internati. Quanto ai bambini e ai ragazzi ebrei, oggi si calcola che ne siano stati internati più di 220.000. Oltre a questi, 11.000 adolescenti e bambini zingari. Il giorno della liberazione, i detenuti ancora in vita di età inferiore ai 14 anni erano 400.